con l'inno alla città di Augusta diamo il benvenuto. Grazie a quanti siete intervenuti a quella che è la giornata della memoria cittadina. Un caro saluto alle autorità militari, al comandante della Capitaneria di Porto, al comandante della Compagnia dei Carabinieri, al dirigente del commissariato DPS, al comandante della Compagnia della Guardia di Finanza. Un caro saluto ai consiglieri comunali, ai responsabili delle diverse associazioni cittadine, al Comando di Polizia Municipale, a tutti i dirigenti degli istituti comprensivi e superiori della città. Grazie per la vostra presenza. Oggi è un giorno di memoria per la nostra città. 13 maggio 1943 è il ricordo luttuoso del bombardamento che portò lutto e distruzione ad Augusta. In quella circostanza abbiamo contato 62 caduti, tra questi anche dei militari e in maniera particolare un caduto della Guardia di Finanza che commemoreremo sabato mattina. Ma la giornata di oggi vuole essere una giornata di monito e speranza. Abbiamo iniziato presso l'Istituto Comprensivo Orso Mario Corbino. Proseguiamo adesso con l'intitolazione di questa piazza, che da oggi sarà la piazza 13 maggio 43. Non è una intitolazione casuale. C'è un ricordo già della guerra in quello che è il nome, il toponimo di Via Soccorso. E grazie ai documenti dell'Archivio Storico Comunale abbiamo finalmente potuto capire il perché della denominazione. In Via Soccorso c'era uno dei tre rifugi del quartiere Borgata Stazione, proprio in prossimità di Via Giovanni Lavaggi. Ecco allora che la denominazione di Piazza 13 Maggio 43 diventa un unicum con la denominazione di Via Soccorso. Dicevamo, le celebrazioni odierne non sono celebrazioni finalizzate soltanto a questi aspetti commemorativi qui in piazza, ma in maniera particolare hanno la finalità, lo stabilisce la delibera di istituzione della giornata, la finalità di coinvolgere gli studenti affinché sappiano cosa significa stare in guerra, lo stanno sperimentando proprio in queste ore anche in Israele e in Palestina. Diciamo quindi grazie per questa vostra partecipazione, ma direi di iniziare immediatamente invitando il sindaco, accompagnato dalle autorità, intanto a scoprire le targhe toponomastiche e poi procediamo con la cerimonia. Procediamo adesso da parte del diacono Giuseppe D'Angelo alla benedizione delle targhe e di tutti i presenti. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti sosterranno e transiteranno in questa piazza che oggi, nella giornata della memoria cittadina, viene intitolata Piazza 13 Maggio 1943. Fa che il nostro cammino sia sempre prospero e sereno, perché illuminati dalla fiamma d'amore che scaturisce dal Sacratissimo Cuore di Gesù, possa essere per tutti
specchio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Ricordiamo adesso con l'esecuzione del silenzio tutti i caduti civili e militari del secondo conflitto mondiale. Diamo adesso la parola al nostro sindaco. Cari cittadini, cittadine, grazie di cuore alle forze militari, alle forze armate presenti, ai dirigenti scolastici, ai consiglieri comunali, ai rappresentanti delle associazioni. A tutti voi, se ho dimenticato qualcuno, vi chiedo scusa. Devo dire che sono emozionato. E il primo pensiero che mi viene in mente è che voglio resti nelle menti di ciascuno di noi e che questa immagine della città mi piace. Una città unita, in tutte le forze presenti all'interno della nostra città, quelle militari, quelle legate al mondo della formazione, quelle legate all'amministrazione, quelle legate all'associazionismo. Solo dall'unione di comportamenti, azioni, pensieri, idee, possiamo superare questi momenti difficili che viviamo. Siamo qui per legare un ricordo, una memoria ad un luogo fisico. Ho detto poco fa ai bambini della scuola che cosa significa ricordare, che cosa significa avere memoria. Che quei giorni, che quei ricordi che i nostri nonni, almeno, sono sicuro che a ciascuno di voi, a quelli più giovani ovviamente, le nonne hanno sempre ricordato quei giorni. E allora dicevo ai bambini, questi giorni possono avere senso, possono avere valore nella nostra vita se traiamo delle conseguenze. La conseguenza, al di là dell'importanza della memoria e del ricordo dei nostri cittadini che in quei giorni hanno anche lasciato la vita a seguito di quel bombardamento, ma la conseguenza pratica nella nostra vita è che la guerra fa schifo. A prescindere dal luogo, a prescindere dal modo, a prescindere da qualunque giustificazione che non ci può essere. La memoria legata al ripudio di qualunque tipo di guerra. Ed in questo momento
mentre parliamo in Africa, in Israele e in tanti parti del mondo, si buttano bombe, si usano i fucili, le mitragliatrici. Ecco, il messaggio che mi sento di condividere con i bambini e con i grandi è quello di prendere coscienza che non esistono guerre giuste, che tutte le guerre sono sbagliate. E mi piace immaginare, ma lo faremo da qui a breve, quel concetto legato a quei giorni di ricostruzione. Gli augustani tenaci, per bene, con forza, dopo quei giorni ricostruirono la città. Ricostruirono insieme la città, le strade tornarono a ripopolarsi e tutto il tessuto sociale cominciò pian piano negli anni a ridare alla città ciò che merita, un ruolo importante, un ruolo di quella che è la prima città della provincia dopo il capoluogo. Ecco, e allora vi lascio con un altro segno simbolico legato a quei due messaggi che ho detto precedentemente, che è quello della ricostruzione, da quell'unione da cui sono partito, dal concetto di memoria che vi ho detto poco fa, adesso vi lascio con il concetto di ricostruzione. E mai come questo giorno, mai come questo momento, questa parola è fondata. Abbiamo il dovere di non delegare a nessuno la ricostruzione di questa città. Il sindaco ha le sue responsabilità e se le deve assumere, ma ogni cittadino ha il dovere morale e reale di partecipare alla ricostruzione, ognuno con il suo ruolo. Noi vi assicuro che faremo la nostra parte, siamo qui anche per celebrare un'altra promessa mantenuta, ma la ricostruzione di una città non pensate che passi solo dalle mani di una persona, di un consiglio comunale o di altri. La ricostruzione passa dalla consapevolezza di ogni cittadino di fare il proprio dovere, così come lo deve fare il sindaco e tutti gli altri. Quindi viva Augusta, lavoriamo insieme per riportare la nostra città agli splendori di un tempo che tutti voi ricordate, ma che non sono persi e che sono sicuro con l'unione che stamattina state dimostrando riusciremo a portare. Viva Augusta ancora e grazie a tutti. Se termina la prima parte della cerimonia commemorativa, è doveroso anche rammentare un motivo di speranza. Il sindaco ha parlato di ricostruzione. Siamo qui anche per presentare il progetto preliminare elaborato dagli uffici comunali, dall'ufficio urbanistica, dal geometra Sulano, con il coinvolgimento del SUAP, del signor Blandino. A questo punto allora mi sembra doveroso passare un attimo la parola all'assessore Costa, all'assessore al commercio, per questo motivo di speranza e ricostruzione, che è il progetto di restituzione del mercato giornaliero a questo quartiere. Buongiorno a tutti, grazie veramente della vostra presenza in questa nuova piazza intitolata 13 maggio 1943. Un grazie va alle autorità civili e militari, un grazie va assolutamente agli uffici del Comune di Augusta. Il progetto parte dalla SUAP, grazie al responsabile Alessandro Blandino, coadiuvato dal geometra Massimo Sulano all'ufficio urbanistica, nonché dalla Polizia Municipale con i suoi suggerimenti, hanno redatto assolutamente questo progetto. Il progetto parte da una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale. Sicuramente voi vi ricordate che nel programma del sindaco Giuseppe Di Mare questo mercato doveva rinascere.
abbiamo avuto diverse spinte dai cittadini, volevano con premura questo mercato, ma noi abbiamo messo qualche mese in più affinché questo progetto di questo mercato era in sintonia con l'intitolazione di questa piazza 13 maggio 1943. Quindi abbiamo sposato questo progetto insieme all'intitolazione di questa piazza. Voglio ricordare che questo è un mercato storico dei cittadini del Sacro Cuore, che tengono a cuore assolutamente questo mercato. Noi come amministrazione lo abbiamo redatto e lo abbiamo realizzato, quindi fra poco, diciamo qualche mese ancora, andranno avanti i lavori per ristituire finalmente questo mercato a questo rione che io personalmente, dato che faccio attività su questo territorio da 40 anni, ci tenevo a cuore. Grazie nuovamente a tutti. Bene, grazie anche al parroco del Sacro Cuore, una spinta è arrivata da lui, da Padre Di Mare, che salutiamo, oggi rappresentato dal Diacono D'Angelo. Signori, adesso con l'inno nazionale, questo brano che deve unire tutti quanti, vi congediamo. Chi vuole può avvicinarsi alla visione del progetto. Vi ricordiamo adesso i prossimi appuntamenti: a mezzogiorno la messa per tutti i caduti nella chiesa di San Domenico, alle 12:50 suoneranno tutte le campane e le sirene delle navi per questo momento di raccoglimento, e poi concluderemo questa sera nel salone di rappresentanza. Grazie a tutti voi e viva Augusto! Thank you.